Anche se il bel tempo ancora si fa attendere, si è aperta la stagione delle feste per la Lega Nord. Nel fine settimana si è aperta quella di Martinengo, in provincia di Bergamo. L'ha seguita per noi Marco De Luca, che ha intervistato il segretario nazionale della Lega Lombarda Matteo Salvini. Matteo Salvini, come sempre, tra la gente, questo è lo spirito della Lega. Se non ci fosse questa gente non ci sarebbe la Lega, perché noi possiamo fare politica, andare in televisione, combattere in consiglio comunale a Bruxelles, però se non ci fossero le persone, poi magari ci andiamo con la telecamera che puliscono i piatti, che fanno le salamelle, che stanno alla cassa, che spostano i tavoli, tutti gratis, che si fanno un mazzo così, noi da soli non andremo lontano, quindi non è solo un dovere, perché siamo pagati per farlo, ma è un piacere che un leghista, ecco, che un leghista sente, quindi facciamo i sabati e le domeniche così, perché è la politica questa con la P maiuscola. Segretario della Lega Lombarda, fino a qualche mese fa dicevano che la Lega era finita. Questa è la risposta. La risposta è che questa settimana abbiamo inaugurato non una ma tre nuove sezioni, piene di gente anche nuova, entusiasta, Desenzano del Garda, Manerba, Carpenedolo. E poi inaugureremo a breve quella di Albino e Valseriana, quella di Casalbuttano in provincia di Cremona, ce ne sono due in Valtellina, quindi questa è la Lega, si è rialzata, è ripartita, non ci hanno ammazzato, anzi, ci hanno fortificato e guardiamo avanti. Guarda, adesso la situazione economica è disastrosa e vogliamo provare a salvarci almeno noi, quindi proveremo a combattere per la nostra gente, non solo i leghisti, per la gente del nord, perché altrimenti andiamo tutti a gambe all'aria. E si è visto nella gazebata di settimana scorsa, tanta gente è venuta a firmare, la gente vuole sicurezza. La gente vuole sicurezza e vede nella Lega l'unico baluardo. E molti sono venuti a firmare dicendo: ah, io non ho votato Lega, però mi raccomando, tenete duro. A me fa piacere. Tanti dal sud ci chiedono: venite anche da noi, venite a Roma, a Napoli, a Barletta, in Sardegna, in Sicilia. A me fa piacere che anche tanti non leghisti dicano: brava Lega, tenete duro. Ecco, se ci dessero anche un voto magari riusciremmo a combattere un po' di più anche nei comuni e nelle regioni a Roma, però siamo contenti che la gente ci segue, quindi sia tornata alla grande, i sondaggi sono buoni, dei sondaggi me ne frego sempre e comunque, però le battaglie pagano, quindi la fatica paga e vedremo di fare fatica e portare a casa i risultati. Adesso abbiamo il presidente della regione, quindi non possiamo più solo protestare, ma dobbiamo risolvere i problemi, uno, due, tre, quattro. Poi secondo me i voti torneranno a piovere se risolveremo i problemi.